puttana. Siamo rientrati in studio, questa volta andiamo a vedere il pareggio a reti bianche della capolista, ringraziando Agostino Alfonsi per averci inviato il servizio.
Ancora un servizio per quanto riguarda il campionato di promozione. La vittoria in rimonta del Rapallo per 3-2, Rapallo che perdeva 2-0 all'inizio primo tempo e prima della fine della prima frazione è riuscita a recuperare e rimontare lo svantaggio, portandosi in vantaggio per 3-2, il risultato che poi è stato quello definitivo che ha permesso alla formazione di mister Celestini di conquistare i tre punti e continuare la rincorsa alla capolista San Margheritese. Andiamo a vedere quindi il servizio confezionato da Entella TV. Il quale aveva iniziato la stagione proprio sulla panca dei rossi, attenzione, in area di rigore, sotto porta e va in gol! Clamorosa disattenzione della retroguardia rapallese dopo 30 secondi di gioco, passa a condurre, tiro della bandierina, Zani, mezza altezza, alza di testa il pallone, resta la campanile all'indietro, poi in contatto di Domi, arriva anche Lorenzani, Lorenzani batte, batte, gol, convalidato, ancora un gol con proteste vivaci dei giocatori rapallesi, si allontana da Neri, abbiamo Cattardico, abbiamo Monaco, parte Cattardico, si sottagliente, signora Lorenzani, sotto misura il gol, sotto misura entra Frati, no, non è Frati, è il numero 6, Busi, Massaro, disturbato da Tommasi che poi riesce a riproporsi la sera, sbaglia il rinvio Tommasi, Monaco, attenzione, la palla in area di rigore, posizione regolare, Frati, gol! Pareggio del Rapallo, 38esimo minuto, Busi con lui, numero 8 Vassallo, lo scambio, attenzione al traversone, si fanno trovare pronti gli attaccanti, e il gol del Rapallo, Rapallo in vantaggio. Stavamo dicendo, si fanno trovare senz'altro pronti i giocatori rapallesi in area. Tiro d'angolo, il signor Di Maiotti, Massaro. Abbiamo visto quindi tutte le reti delle formazioni di casa nostra. Andiamo a vedere anche la classifica comandata sempre dalla San Margheritese con 33 punti, 29 l'Ortonova e il Real Valdivara. A 28 c'è il Rapallo, 25 Molassana, 24 il Taro Stormito, 23 Magazzurri, 22 Casalza Ligure e Colli di Luni, 18 l'Atletic Club Genova e Camogli, Santa Maria del Taro e Borgolatti a 16, Genovese 15, Castelletto Solferino 13. Chiude la classifica il Ligorna a 11 punti. Il prossimo turno sarà la 17esima giornata, anche qui la seconda di ritorno con Atleti Club Genova Casalza Ligure, Camogli Borgoratti, Castelletto Solferino Real Valdivara, Genovese Magra Azzurri, Ortonovo Rapallo, San Margheritese Ligorna, Santa Maria del Taro, Colli di Luni e Taro Sormito Molassana. La San Margheritese giocherà quindi in casa al Broccardi contro il fanalino di coda Ligorna, big match invece per il Rapallo in casa dell'Ortonovo, secondo in classifica. Anche per questa settimana, per quanto riguarda Pianeta Calcio, è tutto. L'appuntamento va a prossima settimana. Un buon weekend a tutti voi telespettatori.